Gianni Pegaso. Io difficilmente mi emoziono nelle sedute, negli interventi pubblici, ma oggi lo sono perché indubbiamente ricordo che 10 anni fa eravamo una realtà completamente nuova, dovevamo affermare il nostro cavallino alato, dovevamo proiettarci in un mondo difficile. Devo dire che con molta abnegazione, con tanto lavoro, con tanta applicazione, con tanta scienza, soprattutto da parte del Presidente, lo devo dire, lo devo ricordare in ogni dove, siamo riusciti ad arrivare a dei punti inimmaginabili e oggi abbiamo segnato un poco la novità nel panorama universitario. Questo ci conforta, ci incoraggia a fare sempre meglio, ma soprattutto permettetemi di ringraziare ancora una volta tutti quanti voi, quelli che sono venuti nella prima ora, quelli che sono saliti sul carro in corsa, gli ultimi arrivati, perché tutti nelle loro singole specificità ci danno la forza, ci danno il coraggio di fare sempre di più e sempre meglio. Grazie veramente e andiamo avanti passando velocemente la parola a tutti, ma un ottimo applauso! Grazie innanzitutto a tutti voi, a tutti gli amici che stanno seguendo la diretta, a tutti gli studenti, a tutti i professori. Abbiamo deciso di festeggiare nelle nostre 58 sedi d'esame. Sarebbe stata un'impresa da titani, quella di portare le oltre 5.000 persone che abitano la Pegaso. 5.000 di quelli che sono i portatori di interessi, oltre i 30.000 studenti. Quindi abbiamo pensato in questo modo innovativo, tecnologico, di farlo attraverso la diretta di Facebook. Credetemi, lo dico oggi realmente con un pizzico di soddisfazione. L'impresa è riuscita, grazie a tutti voi. Un'università di grande qualità, efficace, con 58 sedi. E che sedi? Grazie a te Calogero, grazie a Rosario, a Gavino, a Mimmo, a Francesco, ad Elio, grazie al Rettore, a Francesco Filmanò e a tutti quelli che veramente hanno creduto in questa iniziativa. L'ho detto, ma mi va di ripeterlo, grazie innanzitutto agli studenti, perché la riuscita del nostro Ateneo, questo grandissimo successo che la gente, il mercato ci riconosce, deriva dal fatto che gli studenti ci hanno preferito. Qui non voglio ora essere troppo nostalgico, ma un po' oggi una vena malinconica mi pervade, perché voglio dedicare questo successo e questi nostri successi a due persone che purtroppo non ci sono più, che sono mio padre e mio fratello Angelo. Grazie per aver diffuso a tutti voi di tutti. Presidente, io vorrei incarnare, e questa tu non la puoi sapere, un po' quello che è il sentimento generale, perché abbiamo detto tante cose, 10 anni sono frutto di tante specificità, anche di tante anomalie, se mi permetti, perché un gruppo di manager che si mette attorno, ognuno di noi faceva un'altra cosa nella vita, non pensavamo mai di pilotare un'università telematica, attorno a quella che è stata la tua idea, è indubbiamente una specificità. Quindi scompaginare un settore così fortemente
è stato un segno indelebile di successo. Però io credo che nella testa di ognuno c'è il riconoscimento di un merito oggettivo, e questo lo hai tu. Non ce ne dobbiamo neanche in piccola misura appropriare nessuno di noi, perché indubbiamente il nostro amico e caro Presidente è, e non lo dico per piaggeria, lui lo sa, l'ho detto tante volte, ma perché veramente io ho preso molto nel settore della formazione. Non provenivo da quel settore, sono un prestato al settore della formazione. Ma devo dire che ha insegnato a tutti noi, non soltanto il metodo, ma ha insegnato quello che è, secondo me, entrare in profondità in un mondo tutto particolare e saper innovarlo. Bisogna essere affamati. Presidente, ti voglio rassicurare su questo. Noi lo siamo e lo saremo, e siccome tutti lo pensano, hanno deciso e abbiamo deciso di dedicarti una targa per il decennale dove riprende questo tuo slogan: siamo folli, siamo affamati. Grazie, grazie. Sì, 10 anni, successi straordinari. Oggi sono veramente, la voce non mi si rompe, ma credetemi, sono emozionatissimo. La prima volta che mi è capitato da quando parlo in pubblico di Pegaso, poi ricordi di papà mio, di mio fratello, a cui vanno ora tutti i miei pensieri, un po' tutto l'affetto vostro, tutto l'affetto delle persone che si stanno impegnando in Pegaso, in tutte le sedi Pegaso, in concomitanza. Ora stanno festeggiando, ci stanno inviando dei video, questa contaminazione di entusiasmo è per me una gioia straordinaria. Io vi faccio una promessa: non sono affatto un uomo appagato, non penso ancora che Pegaso abbia raggiunto una maturità piena, abbiamo ancora un coraggio straordinario, quindi io vi dico che siamo solo all'inizio. E voglio dirvi una cosa con tutto il cuore, una cosa che non so se vi ho mai detto, ma avrei sempre voluto. Sono orgoglioso e felice di lavorare a vostro fianco tutti i giorni. Grazie. Grazie.